Quello che stiamo per fare è una coda di cavallo che sarà realizzata qui a media altezza e diciamo che questo è un po' il passepartout di tutte le acconciature. È la base che poi contraddistingue un po' tutte le altre forme. Ho bisogno di due alleati importanti. Uno, questa spazzola termica, mi permetterà di lisciare i capelli in modo adeguato e quindi togliere il crespo che ora è abbastanza visibile. E poi, nella seconda parte, invece, una piastra che darà definizione su tutto il contorno e mi consentirà di dare una pulizia adeguata a tutta la forma. Siamo giunti alla realizzazione della coda. Come fermacoda utilizzerò questo elastico ed è importante che anche abbia anche una sintonia cromatica con il colore dei capelli. Quindi vedete, abbiamo diversi colori per il biondo, per il castano e per lo scuro. La scelta viene direttamente dal backstage delle sfilate. È un modo anche professionale e sicuro di tenere i capelli. Adesso iniziamo subito a legarli.